Adesso, aspetta, Salvatore, devo leggere tu questa. Iniziamo con Salvatore, che già sta scalpitando, di la verità. Allora, Salvatore Verona è del NALUG, del Napoli Linux User Group, e tra i tesseraggi più giovani, però è un ragazzo, insomma, in gamba, se la cava. Viene soprattutto nel futuro, cioè nel 8 aprile. Nel 8 aprile 2015, esatto. Sta crescendo bene, ma è un ragazzo che comunque può migliorare, si sta impegnando. Questo è il suo primo intervento pubblico, potrebbe emozionarsi, non è vero? No, la verità è che lui si sta preparando per il Linux del 2015. Ecco perché, insomma, ha deciso di fare questa nuova tecnica. Allora, Salvatore adesso affronterà comunque una questione che sembra facile, ma è abbastanza spinosa, perché, come vi dicevo all'inizio, ok, open hardware day, ma che cos'è l'open hardware? Salvatore ce lo proverà a spiegarcelo, e la tematica è piuttosto intrinseca, quindi seguitelo, e sono sicuro che comunque rimarrete soddisfatti del suo intervento. Salvatore. Va bene, grazie. Prima di tutto volevo spiegare il perché il titolo della presentazione e riguarda praticamente ciò che ho affrontato io all'inizio della mia carriera, possiamo dirlo, con l'open hardware. E volevo spiegare come io mi sono approcciato all'open hardware e cosa mi ha aiutato dell'open hardware. Innanzitutto però vediamo che cos'è l'open hardware. L'open hardware è una particolare ideologia che ci permette di studiare, migliorare e ridistribuire le schematiche dei progetti, vendere un progetto anche di cui non siamo i proprietari e usarlo per realizzare un derivato. La cosa bella dell'open hardware è che il tutto è sviluppato dalla community per la community. Non c'è bisogno di chiudere i nostri sorgenti, chiudere i nostri progetti per paura che qualcuno ce lo rubi, perché come vediamo, comunque come vedremo anche con Arduino, non c'è questo rischio. Le licenze ci proteggono dal furto delle nostre opere intellettuali. Ok, vediamo qualche esempio allora di progetti open hardware. Il primo, magari il più conosciuto, è Arduino. Arduino è una piattaforma di sviluppo aperta, totalmente aperta. Ci sono una miriade di shield e prodotti derivati da Arduino. Le shield, per chi non lo sapesse, sono delle schede di espansione che permettono ad Arduino di permettono all'utente di utilizzare Arduino per praticamente qualsiasi cosa. Ci sono delle schede che forniscono connettività Ethernet, connettività Wi-Fi, schede per il controllo di motori, cioè praticamente di tutto. Arduino è licenziato sotto tre licenze diverse. Per quanto riguarda le schematiche hardware, ci sono le Creative Commons, per l'IDE programmato in Java, c'è la GPL, la GNU Public License, e la LGPL invece, una licenza meno restrittiva della GPL, è utilizzata per le librerie di Arduino che permettono la programmazione più semplice rispetto a quella che poi si dovrebbe fare in C puro del microcontrollore vero e proprio. Arduino però, anche se è aperto, il nome è Arduino, marchio registrato. Cosa vuol dire? Ci sono molti cloni, qualcuno magari l'ha visto, i cloni cinesi di Arduino che costano praticamente un terzo del prezzo originale, sono cloni perfettamente compatibili ma non hanno il logo di Arduino, perché il logo di Arduino, marchio Arduino e il logo sono marchi registrati. Si può vendere un prodotto derivato anche uguale, ma utilizzare il marchio no. Un altro progetto interessante è Olinuxino. Olinuxino è una scheda simile a Raspberry Pi ed è una scheda ARM con Linux. Questa scheda è disponibile in varie versioni per tutti i gusti ed è completamente open. È licenziata sotto Creative Commons, queste sigle BY SA, vedremo dopo cosa vogliono dire, cosa vogliono specificare, ed è licenziato sulla GPL. Con la GPL per quanto riguarda invece il software, perché abbiamo detto gira con Linux, quindi quasi tutti i moduli che servono per interfacciare l'hardware, il software con l'hardware, sono licenziati sotto GPL. Questa era una scheda Linux InnoLine, e è fornita di due porte USB, una porta Ethernet, tante GPIO, molte più di Raspberry Pi, è possibile gestire una batteria e ha anche una porta SATA e una porta HDMI.
Un altro progetto davvero interessante, questo magari perché il concetto di stampante 3D è relativamente nuovo, cioè la RepRap. RepRap è una delle prime stampanti, se non la prima, autoreplicante. Cosa vuol dire? Che si possono produrre tutti o in parte dei componenti che creano questa stampante, che sono, cioè si possono creare dei componenti che fanno parte della stampante a partire da un'altra stampante. Ci sono numerosi progetti derivati e stampanti di forma anche diversa dall'originale, e si può costruire anche con Arduino. Questa è una delle prime RepRap, la Mendel, e come vediamo tutti questi pezzi di plastica sono tutti realizzati con un'altra stampante 3D che è già costruita. Ma tutto questo è davvero open source hardware? Qual è la differenza tra open hardware e open source hardware? La linea, anche ricercando su internet, la distinzione, la linea è molto sottile, bisogna stare attenti. Il termine open hardware non è legato ad una licenza, a una sola licenza. Il termine open source hardware è invece un'ideologia, sono delle guidelines sviluppate dalla Open Source Hardware Association. Questa associazione si prevede di dare delle indicazioni su quali possono essere le caratteristiche di un progetto open source, ma non è vincolante legalmente. Due licenze che quindi appunto sono vincolanti legalmente sono la CERN Open Hardware License e la Creative Commons. La CERN Open Hardware License è come la GNU/GPL ma per l'hardware. Perché è come la GNU/GPL? Perché rispetta le quattro libertà fondamentali, quindi di utilizzare l'hardware per qualsiasi scopo, visualizzarne, distribuirne il codice e quindi anche i sorgenti, come si voglia. In più è virale, come la GPL è virale. Il concetto di viralità è un concetto molto importante, perché in pratica tutti i progetti derivati dovranno avere la stessa licenza, dovranno essere licenziati con la stessa licenza. Quindi non si può prendere un progetto, crearne uno derivato e poi magari spacciarlo per proprio con internet. Questa è la protezione dal furto di opere intellettuali. E per l'eventuale software che deve essere legato all'hardware, pensiamo ad Arduino oppure anche al Linuxino di prima, bisogna ridistribuire o i codici sorgenti, rendere disponibili in qualche forma i codici sorgenti, o se proprio si voglia proteggere il codice sorgente, quindi ridistribuire solo i programmi già precompilati, i programmi in versione binaria, devono essere ben documentati. Ben documentati, devono essere documentati così bene da poter permettere a un altro sviluppatore lo sviluppo di un codice sorgente open source senza avere altro codice. Io ho un'interfaccia binaria documentata così bene da permettermi di realizzare altro codice aggiuntivo senza conoscere però il codice originale. Le Creative Commons invece hanno avuto il pregio di rendere il legalese, se proprio vogliamo, appetibile alle persone che legali non sono. In pratica si collegano quattro obblighi: l'obbligo di attribuzione, come dicevamo prima, quindi protegge dal furto di opere digitali e non dal creatore principale; il divieto di creare opere commerciali con i sorgenti e con le schematiche; l'obbligo di share alike, bisogna condividere il progetto derivato, se è un progetto derivato, sotto la stessa licenza, il concetto di viralità della GNU/GPL, oppure l'obbligo il divieto di non crearne delle derivate. Ok, l'open hardware ci piace, abbiamo visto le licenze e abbiamo capito magari quale potremmo utilizzare. Dove imparo? Imparare. Io mi sono documentato all'inizio della mia relazione con l'open hardware, mi sono documentato principalmente su tre portali. Arduino CC è il sito ufficiale della comunità di Arduino, ed sono disponibili numerosi tutorial C, C++ e anche hardware legati ad Arduino.
learnadafruit.com è un, invece il sito di un'azienda americana che vive di open hardware, e ci sono numerosi tutorial hardware con board che producono loro e non, e anche guide su GNU Linux per chi voglia, per chi volesse iniziare a utilizzare una scheda ARM con Linux e magari non sa dove iniziare. Acadea.io invece è un social per la condivisione di progetti, è un sito dove potrete trovare davvero di tutto, ci sono progetti da quadricotteri fatti con roba in generale, quindi a quadricotteri fatti si può trovare il razzo telecomandato creato in casa, come progetti di domotica, quadricotteri, si trova davvero di tutto. Può provocare la sua passione, perché si possono votare dei progetti e in base al voto magari saranno visualizzati o meno, e come abbiamo detto ci sono tanti progetti che ci daranno una massiccia dose di ispirazione. Bene, sappiamo dove imparare e abbiamo visto qualche progetto che ci piace, come lo sviluppiamo? Bene, un primo programma potrebbe essere Fritzing è un programma per la progettazione grafica per la breadboard e per i circuiti stampati, ed è molto user friendly. Ci sono tanti componenti e moduli preinclusi, anche schede Arduino già disegnate, e c'è un IDE Arduino incluso a partire dalle ultime versioni. Questo è uno screenshot della schermata principale di Fritzing. Ci sono toolbar, però non lo volete includere. E come vedete, questo è uno dei progetti preinclusi in Fritzing, e consiste in un Arduino collegato a un motore con un L29 integrato che consente di guidare questi motori, ed è molto, molto semplice collegarli, è davvero davvero semplice. Magari dopo nel pomeriggio possiamo anche vederlo, guardarlo insieme. Per gli utenti più avanzati c'è KiCad è una suite totalmente open source, magari qualcuno avrà usato Eagle, e KiCad è un'alternativa di Eagle, totalmente gratuita, open source. Ci sono i sorgenti quindi disponibili online, ed è possibile con KiCad sviluppare le schematiche, la progettazione del PCB, e c'è anche l'output Gerber è quello per le il formato quasi utilizzato da tutte le macchine CNC che servono per tagliare i circuiti su una scheda di rame. E un'altra caratteristica interessante che da quello che so Eagle non ha è la vista 3D del proprio progetto. È possibile visualizzare la propria scheda con tutti i componenti montati sopra, in modo che si può avere un'idea della grandezza della scheda e di come sarà. Ok, abbiamo sviluppato questo nostro progetto interessante, bello, vogliamo condividerlo al mondo. Dove lo condividiamo? Beh, come vi ho detto prima, il CERN aveva sviluppato questa licenza. Questa licenza è stata sviluppata principalmente per l'Open Hardware Repository. L'Open Hardware Repository è un portale dove si possono inserire i propri progetti, le proprie schematiche, licenziati sotto la loro licenza o meno. Oshpark invece non è propriamente un sito di condivisione, ma un portale dove si può ordinare la realizzazione di circuiti integrati. La cosa grandiosa di questo sito è che numerosi, cioè quasi tutti, quando stampano i propri PCB poi li rendono disponibili al pubblico, quindi c'è un archivio di tantissimi design condivisi che è possibile ordinare oppure prenderne le schematiche. Siamo liberi di utilizzarlo. Come già accennato prima, Acadea.io possiamo inserire i nostri progetti e Instructables. Questo è sicuro, qualcuno che ha provato a vedere qualche progetto su Arduino sarà sicuramente andato su Instructables. Sì, l'open hardware è bello, ma perché deve essere open? Cioè, quali vantaggi mi dà L'open hardware, come ho già anticipato per me, parlo per me, ma penso di parlare comunque per tutti quelli che si avvicinano all'hardware, l'open hardware dà
dai via libera alla conoscenza. Io posso studiare qualsiasi progetto non sapendo nulla di elettronica e imparare a partire dai problemi che hanno avuto altri, imparare dalle loro scelte di progettazione e quant'altro. E è la strada verso calcolatori totalmente liberi, totalmente aperti e di cui noi conosciamo il funzionamento tutto e per tutto. Bene, quindi in questo breve viaggio abbiamo un'idea da realizzare con zero conoscenze hardware e per realizzarla ci siamo documentati. Abbiamo studiato dei progetti già esistenti e abbiamo imparato dai problemi degli altri. Montando, sviluppando, abbiamo sviluppato dei codici e delle soluzioni hardware a problemi che qualcuno non aveva incontrato. Abbiamo quindi risolto qualcosa che magari potrebbe essere di aiuto a qualcuno. E perché quindi non condividerlo? La community impara dai miei errori, posso essere ispirazione per qualcun altro. E come posso migliorare il mio progetto? La community, se si crea una bella community intorno a un progetto, come possiamo vedere anche per Arduino, che è l'esempio massimo per questo tipo di cose, la community può decidere come il progetto verrà ampliato, come il progetto andrà avanti. Quindi ritorniamo da capo, abbiamo un'idea come svilupparla, soltanto stavolta abbiamo delle conoscenze in più. Ma tutto questo concetto di condividere, di essere educativi verso gli altri e avere quindi documentare per filo e per segno anche le fasi di progettazione, si può tradurre in un unico ideale che va al di là della licenza, ed è quello dell'open design. L'open design quindi è una scelta che va al di là quindi dell'etica, ma vuole essere di aiuto proprio a chi di aiuto ha bisogno. Che software ho utilizzato? L'open design dice, in pratica quindi include le scelte progettuali che ho effettuato, che ho deciso, quello che ho deciso. Che software ho utilizzato per progettarlo? Quali sono state le mie scelte? Perché utilizzare un componente e non un altro? Quali sono i problemi che ho incontrato nel mio sviluppo? Come li ho risolti? E questo è stato il mio brevissimo viaggio dell'open hardware. Spero di aver instillato in voi un po' di curiosità, un po' di voglia di conoscere questo meraviglioso mondo. E quando le slide saranno pubblicate, ho lasciato delle risorse utili per chi volesse iniziare. C'è la lista del link dell'Open Hardware Repository. Ho un articolo interessante su cosa Stallman pensa dell'Open Hardware e perché è la strada ai calcolatori totalmente liberi di cui prima. Accademia, io, Learn Adafruit e il repository di progetti su Oshkosh. Ci sono domande? Sì, è possibile scaricare le slide? Sì, sarà possibile. Dopo l'evento le pubblicheremo sul sito nalu.net. Grazie. Se ci sono altre domande, credo allora di passare la parola a Marco. Grazie. Grazie a voi.